Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché oggi voglio darvi un piccolo aiuto, se così si può dire, per tutti quei giocatori che effettivamente vogliono progredire e che magari hanno paura di farlo. Ciò che vi posso dire io dalla mia esperienza di gioco è: non abbiate paura di provare. Non abbiate paura di provare, perché all'interno del gioco, qualora voi doveste fallire una quest, sprechereste soltanto una stamina e non praticamente tutta quella che dovreste tecnicamente utilizzare per partecipare. Quindi è assolutamente fattibile da questo punto di vista. E quindi provate, anche se non vi sentite sicuri, anche se non vi sentite forti, provate. Oggi vi farò vedere appunto che cosa vuol dire il provate, appunto, che vi sto dicendo, facendovi vedere come ho completato praticamente la quest per sbloccare il cap delle mie armi, delle nanocube livello 3, tramite le premium quest, che come potete vedere mi richiede praticamente un team di 96.000, un team raccomandato comunque di 96.000, mentre io invece vi farò vedere come è possibile poterla completare anche con un team più basso. Infatti in questo momento il mio team, ok, mi stanno invitando in coop, ma per il momento non può essere, sto registrando, cari. Per il momento la mia formazione, diciamo, più forte riesce ad arrivare fino a 73.000, forse con qualche accorgimento riesco ad arrivare anche a 74/75, ma adesso faccio un po' di sistemazione per quanto riguarda un po' questo boss, perché ovviamente non posso affrontarlo in questa maniera, ma questo boss nello specifico a me ovviamente viene molto più semplice, perché Cloud qui gioca un ruolo fondamentale. Gioca un ruolo fondamentale perché i danni tuono, ovviamente lui è un maestro per il momento all'interno del gioco, e poi il sigillo triangolare per Cloud è assolutamente un fattore in più, perché grazie al livello 70 della Murasame, come vi ho fatto vedere la scorsa volta, abbiamo il Synergy Boost per quanto riguarda il sigillo. Quindi se noi mettiamo qui un attacco con una materia che ha il sigillo triangolare, faremo due break in più dello stesso sigillo. Quindi qui Cloud è praticamente l'MVP, così come nell'altro boss invece, quello del fuoco, Barret lì potrebbe essere effettivamente l'MVP. Infatti dovrei portarmi su Barret proprio per quel motivo, perché lui fa tanti danni fuoco, ma soprattutto anche il boost sinergico del sigillo circolare, e quindi mi darebbe una grande mano. Io un attimo solo mi sistemo il party, perché questo non sarà il party che affronterà questo evento, e ci vediamo nel momento in cui avrò sistemato tutto. Ok, ho sistemato un paio di materia, ho sistemato un paio di robe nei miei personaggi, come potete vedere 72.963, direi che come power raccomandato direi siamo abbastanza validi. Per quanto riguarda Cloud, ovviamente danni tuono e Ruinaga, per quanto riguarda il sigillo, mi daranno una grandissima mano. Mentre invece, se noterete questo sigillo finale praticamente qui, questo che praticamente non viene illuminato, questo è un sigillo particolare, dove praticamente per breccarlo bisogna prima rompere i sigilli e poi tramite qualsiasi abilità si può buttare giù. Quindi questo, diciamo, è una sorta di protezione extra, mettiamola così. Quindi una volta che avremo distrutto i sigilli in questione, potremo attaccare questo. E questo sarà corruttibile, o comunque sarà comunque breccabile tramite qualsiasi abilità. Quindi non c'è problema. Direi di cominciare. Utilizzeremo la modalità semi-automatica, velocità gioco normale, non accelerata, perché faremo fare tutto ai nostri DPS e noi invece interpreteremo il ruolo del curatore. Quindi l'intelligenza artificiale, vi posso dire, essere discreta per quanto riguarda i danni, mentre invece purtroppo è assolutamente è assolutamente fallacea, forse in alcune situazioni, per quanto riguarda
per quanto riguarda il ruolo delle cure. Quindi il ruolo delle cure vi consiglio sempre di prenderlo voi sotto gamba. Quindi qua Cloud facciamo breccare, noi facciamo le abilità e come potete vedere, una volta fatte le abilità, praticamente riusciamo a spezzare anche quest'altro sigillo. Ora attacchiamo il più possibile, facciamo qui danni come se non ci fosse un domani. Una cura però qui devo farla perché Zack è in fin di vita. Ora facciamo continuare ad attaccare i nostri amici. Io qua faccio un'altra curetta per portare Zack al massimo. E ora possiamo nuovamente riconcentrarci sul nostro amichetto. Quindi qua possiamo adesso attaccare perché lui sta caricando l'attacco, l'attacco Rolling Fire, che noi dovremmo riuscire tranquillamente a gestire. Tenete sempre d'occhio la mossa dell'avversario, perché dovrete essere voi a cambiare prontamente in modalità semiautomatica la modalità offensiva-difensiva, altrimenti rischiate di farvi prendere le botte in testa praticamente. A questo punto ricambiamo, perché comunque come HP siamo messi abbastanza bene. Facciamo accumulare un po' tutto, piccola cura per fullare tutti, e ora ricominciamo a breccare il nostro avversario. Quindi via. Qui possiamo tranquillamente attaccare, inutile cambiare la modalità, cerchiamo di rimanere sempre appunto a portata di break. Soprattutto Cloud qui ci darà una grandissima mano. Ok, siamo riusciti a buttare giù il primo. Zack qua purtroppo non ce l'ha fatta, anche per colpa mia. Ok, Cloud. Allora, qui facciamo un Healing Wind per sfuggire all'animazione dell'attacco. Questa è un po' una lamerata in realtà, però funziona. Avrei potuto farla anche prima. Ok, e ora breccato. Andiamo giù con il quantitativo di danni più alto che possiamo fare. Limit Break di Cloud. Zack qui potevo tenerlo in vita effettivamente. Non sono stato un po' avido. Sono stato un po' avido in questo caso. Però va bene, nel senso, sono stato un po' avido, però l'importante è che non sia morto Cloud. Ok, switchiamo. Continuiamo a fare danni. Qui Cloud, come potete vedere, spacca tutto con il suo attacco. Ok, qui switchiamo. Ovviamente ho ottenuto tutta la TB con Eris, perché adesso appunto andrò a curare immediatamente e poi switcho subito. Quindi cura istantanea, riswitchiamo e qui ora possiamo praticamente rushare per la parte finale. Qui adesso ovviamente con Cloud inutile fare Ruira, qui andiamo direttamente di Thunderblow. Inutile tentare di breccare i sigilli perché non me ne frega nulla, ormai il boss è praticamente morto. Peccato per Zack che ci è rimasto secco, però come potete notare abbiamo completato la difficoltà più alta. È vero che qui Cloud ci dà una grande mano, perché qui Cloud comunque è praticamente un counter di questo incontro, però lo potete fare, cioè se avete Cloud lo potete fare, lo potete sfruttare e potrete ottenere oggetti utilissimi per il break delle vostre armi. Ora qui sono stato fortunato che me ne ha dati addirittura due, però come potete vedere qui sareste, soprattutto nella prima parte, cioè quando lo completerete per la prima volta, avrete sicuramente la possibilità di poter breccare un'arma fisica, e in questo caso la Murasame di Cloud. Quindi questo è per l'appunto il mio consiglio: cercate di vedere le debolezze e soprattutto cercare di sfruttare tutte quelle quest che hanno debolezza tuono, perché con Cloud dalla vostra parte qui riuscirete sicuramente a fare tanta bella roba. Soprattutto che ha pullato anche Red con il nuovo collare, che è appunto da Imperil di tipo tuono, potrebbe effettivamente essere una bella combo
per il nostro cloud. Io sono un po' tentato nel cercarla, però sto cercando di accumulare i punti nei Crisis Dungeon per comprare la materia a 1000 punti, che darà appunto Imperil Tuono, e quindi anche Eris a quel punto sarà formidabile come supporto per il mio cloud, quindi non avrò bisogno di buildare e comunque costruirmi un personaggio come Red. Detto ciò, io spero che questo video possa esservi stato utile, mi raccomando, impegnatevi, non demordete, fate quello che è in vostro potere, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!